Questo programma è presentato da Villaggio Rashada, Castel Sardo, Fondazione Mission Bambini, Ditutto.it, GenWeb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio. Tambur Battente Show Live! E infatti ringraziamo il nostro direttore tecnico Thomas Tassinari, che tu conosci benissimo, che fra un po' ci racconterà, perché è una sorpresa in grembo. Allora, volevo dire che mi presenti i ragazzi? Sì, allora, sì. Partiamo dai nostri fianti. No, parti da lei. Scusa, sì. Sara, Si chiama? Daniele, insomma. No, parti da lei, si chiama? Alberta Saccani. Ecco, va bene. Buonasera. Va bene, ok, grazie. Una grande collega, una grandissima amica. Ringraziamo la regia di Francesco Dardari. No, sto scherzando. Come si chiama? Alberta Saccani. Alberta ALB. Ah, oh, fantastico. Poi i ragazzi, alle trombe, ai fiati? Abbiamo Andrea Brugnettini. Non si ricorda più, lo sapevo io. L'Alzheimer arriva a 20 Matteo anni. Berardi, Daniele Mancini, sì, sono nove. Sono no, pensare che è il fidanzato lui, eh. Poi? Daniele, sono nove. Alessandro Silvagni. Qua dietro. Alla batteria abbiamo Marco Casali. Sì. Poi? Andrea Bartolini. Sì, lo so. È sempre lui, Sara. Si chiamano tutti Andrea. E lui? Andrea Gigli. Perfetto. E lei la vogliamo presentare oppure no? Certo. Sara Lombardini. La grande Sara, eccola qua. Sara, svegliati. Vabbè, a proposito, questa sera parleremo molto di donne, perché abbiamo il presidente dell'associazione Casalinghi, giusto? Giustissimo. Presidente nazionale. Casalinghi, eh? Bello, eh? Tuo marito è un mezzo casalingo, giusto?
perché tu, ecco, tu hai un abbassamento di voce perché hai un'impresa, cioè possiamo dire, no, hai un'impresa, tu sei veterinaria, però hai un'impresa agricola. Sì. Quindi non fai più il veterinario, ma devi curare la tua... Quindi tuo marito ti dà una mano nell'attività, giusto? Tu a che ora ti svegli la mattina? Circa alle 5. Alle 5 del mattino? Sì, perché in teoria c'è una logica in tutto questo. Hai anche una bimba di 4 anni, giusto? 4 anni, sì. Quindi alle 4 io chiudo i battenti e mi dedico solo alla bimba, è per questo che mi sveglio presto alla mattina. No, mi dispiace che hai un abbassamento di voce, perché tu puoi stare girando tutta l'Italia. Sì. E poi la tua giornata è aiutata anche dal papà. Esatto. E niente, praticamente abbiamo un'azienda agricola dove alleviamo bovini e quindi si parte con il giro in azienda. In maniera bio, naturalmente. Sì, animali allevati al pascolo, con metodo biologico. Tuo papà si chiama Leonardo. Sì. E oltre all'azienda agricola abbiamo anche una piccola attività, ho creato un consorzio di produttori agricoli, quindi abbiamo il nostro punto vendita e da lì parte la mia giornata, quindi a visitare le altre aziende, i produttori, il punto vendita. Che stress. Sì. No, tra l'altro tu ti è stato assegnato l'encomio del premio europeo innovazione promosso fra i 28 paesi dell'Unione Europea. Cosa vuol dire? Che è un premio importante. Sì, importantissimo. Infatti sono rimasta... C'è l'unica italiana? Quanto spezzata. C'erano 60 candidate italiane e l'unica domanda che è stata accettata è stata la mia. Ah, perché sei stata premiata? Su un qualcosa che ha a che fare con l'innovazione, naturalmente. Sì, è il ruolo della donna nel settore agricolo, in quanto di solito la donna è sempre vista come... insomma, una figura secondaria. Beh, oggi no, oggi le donne... Beh, nel settore agricolo stanno iniziando... Nel settore agricolo è vero, sei tu il capo, insomma. No, è sempre mio padre. No, dai, sei tu. No, io ho parlato con Leonardo, vedo che sei che decidi tu. Ma tuo marito ormai fa veramente il casalingo, eh? No, lui fa il veterinario, quindi è tutta un'altra attività. Sì, però sta in casa con la bimba. No. Che si chiama? La porta in giro in stalla. Sveva. Sveva, che bello. Sì. Senti, tu Stefano hai lavorato anche con grandissimi artisti, adesso voglio usare il neutro, con altissime donne artiste, giusto? Certo. Tipo Giorgia, facciamo un nome. Sì, Giorgia, so poi, che a te piace anche moltissimo. Molto. Giorgia è molto brava, ma è anche, secondo me anche molto bella. Assolutamente sì, cosa vuoi sapere di Giorgia? No, le donne con cui hai lavorato. Sharon Stone? Ho lavorato anche con Sharon Stone, certo. Angelina Jolie. Poi? Elisa? Elisa mi manca, però come donne ne ho Gianna Nannini, Laura Pausini. Chi è la donna che ti ha, a livello artistico, ti ha lasciato? Letizia Castà. È vero, Letizia Castà. Sai che mi è dispiaciuto quando sei lasciata con Corsi? Mi è dispiaciuto? Ti è dispiaciuto? Perché... Sì, perché è una donna bellissima. Come fai a lasciare una donna così? Ti ho lasciato senza parole. Mi ha lasciato senza parole perché Letizia l'ho conosciuta molto bene. Secondo me deve essere una donna molto intelligente. Estremamente. L'ho conosciuta nel momento in cui stava, per usare il gergo, scoppiando. Cioè stava diventando famosissima. E abbiamo fatto insieme un video per Sting. E ti racconto questo aneddoto che è molto carino. Poi dopo abbiamo la donna degli aneddoti, lo sai. Sì, sì, però questo Francesca Mercuri. Sì, ma difatti l'anticipo. Era già molto famosa, però non è che tutti conoscessero Letizia Castà. Ad esempio nel nostro paese è diventata famosa con il Festival di Sanremo. Esatto. Ho girato il video qualche mese prima e tra l'altro ero con lei. Certo che tu porti fortuna agli artisti. Devo dire sì, anche a Giorgia. Il primo video in assoluto l'ha fatto con me, che doveva ancora andare a Sanremo. Sì. E quella non li vinse. Vabbè, ma a parte questo, Letizia Castà è interessante perché quando l'ho presentata a Sting, perché avevamo detto io e la persona che mi aveva fatto conoscere Sting, che avevamo una modella bellissima, straordinaria, anzi una delle modelle più famose al mondo in quel momento per il suo video. E Sting ha detto, beh, fatemela conoscere. Allora, ovviamente nel video i due si conoscono, no? E io porto Letizia a Sting. E Sting mi guarda e guarda il manager e dice, sì, ho capito che è uno scherzo, fatemi vedere quella vera. Cioè, non gli è piaciuta?
Ma sai, allora, Letizia è una è una donna con un fascino incredibile. Sì. Però se tu la vedi dal vivo, è una ragazza carina, non direste mai che è una fotomodella. Mm. È piccolina, è alta come me circa. Mm. Ha i denti quasi come i miei. Mm. E al naso storto, è una ragazza carina, normale, con grande persona, normale. Normale. Solito discorso della fotogenia, la metti davanti a una macchina da presa, una macchina fotografica, e diventa Letizia Castà. È vero. Quindi Sting non aveva mai visto una foto di questa ragazza e la vede dal vivo, dice: come nel mio video, come modella internazionale mettete quella lì. Poi ha detto anche un'altra parola un po' più brutta, ma... E poi abbiamo giocato, lei è una ragazza meravigliosa, che tra l'altro non sa, almeno ai tempi, ma credo ancora adesso, proprio umile, quindi non si rendeva neanche conto di essere, certo, così incredibile. E alla fine, hanno stretto amicizia, abbiamo fatto un grande video. Il video era della canzone Fields of Gold di Sting, quindi anche una canzone, certo, importante. Un grandissimo regista. Francesco, allora mi trasferisco, il nostro regista l'hai conosciuto, Visto? Assolutamente sì. Allora, invece, buonasera a tutti. La scorsa settimana Francesca, sì, Mercoli, ma tu fai la DJ in radio, televisione? Guarda, io in radio racconto le storie dei protagonisti del rock. E allora, sì, raccontami, sì, qui, sì, una storia. Beh, guarda, che i tempi televisivi sono più brevi. Assolutamente sì, ti dico, la forza degli aneddoti qual è? È che il pubblico non sa queste storie, conosce l'artista, conosce la canzone, non sa cosa c'è dietro, quindi... Tu puoi pensare a una canzone, ad esempio, famosissima dei Rolling Stones, Jumping Jack Flash, è famosissima. Certo. Sai com'è nata? No. C'erano Mick e Keith, che erano ovviamente Mick Jagger e Keith Richards, che erano a casa di Keith Richards. Era un po' i postumi di una festa, quindi erano abbastanza, insomma, sbronzi. E dormivano e sentono un rumore assordante di un motore. Che succede? Era il giardiniere Jack, giardiniere di Keith Richards, che stava col tosaerba, stava sistemando il prato. E da lì gli ha chiesto Mick: chi è questo? E lui ha detto: oh, that's Jack, it's Jumping Jack. E da lì è nato uno dei successi più clamorosi dei Rolling Stones. Per dire, questo è vero, per esempio, che poi qui dopo tu devi intervistare Stefano. Ma questo è per citare la band, diciamo, numero uno, ma ce ne sono tantissimi. Stefano era proprio protagonista. Insomma, è vero che John Lennon scrisse Imagine su un tovagliolino? Sì, assolutamente. Era in un bar? Era in un bar. Come la prima canzone che scrissero Lennon e McCartney, la scrissero proprio, le prime canzoni le scrivevano così sui tavolini del bar. Così. Beh, fantastico. E poi crearono dei capolavori. Quindi, quindi quando arriva l'ispirazione? Sì. Assolutamente. Per esempio, Toscanini, Puccini, Giacomo Puccini, scriveva di notte. Sì. Perché di giorno non riusciva. Ci sono delle andava ore a caccia, in cui magari... Di giorno andava a caccia. Di notte aveva l'ispirazione. Ti dico solo una cosa velocissima, un'ispirazione. Freddie Mercury scrisse una delle sue canzoni più famose nella vasca da bagno, mentre faceva il bagno. Ebbe l'ispirazione e scrisse vasca Crazy Little Thing. E la scrisse nella vasca da bagno. Ma è vero che lui era questa storia d'amore incredibile con Nureyev? Sembra che l'abbiano avuta, sì. È una storia, sì, un grande una storia amore, molto travagliata, un grande amore, nascosto, due grandissimi artisti. Sì. Allora, torniamo, Francesco, quindi Thomas Tassinari. E spero che tu ti svegli alle 4. Vabbè, tu quindi, tua moglie non fa niente in casa, Presidente? Assolutamente no. Pensa che fortuna, cioè, quindi fai tutto, cioè la mattina ti svegli, fai il bucato, stiri, lavi, vai a fare la spesa. Naturalmente sono organizzato, mi sono organizzato, appena mi alzo faccio il letto, faccio il caffè a lei, mi preparo tutto per la colazione, poi lei esce e io continuo. Vai in giro con le amiche, il tè, i biscotti, queste cose, no? Un po' poverina poco quello, deve andare a lavoro lei. Ah, lei va a lavorare? Sì. E tu sei in pensione? No, magari. No. Ah, non sei in pensione? No, perché dicevo la legge Fornero. No. Ah, e quindi, cioè, tu lavori anche tu? Io lavoro in casa a tempo pieno, sono casalingo. Cioè, non ho capito niente, scusa. Tu non lavori, cioè non vai a marcare il cartellino? Allora, no. Questo è un personaggio, Stefano. No, parlavamo prima, ma è incredibile. È cioè, lui fa il casalingo in Italia. Cioè, un conto in Svezia. Lui è pagato, quindi. No, lui fa... Cioè, esistono le casalinghe? Lui fa il casalingo. Lui fa il casalingo. È il suo lavoro. In Italia. Ma sai che lo farei anch'io? Beh, quindi... Chi è che non lo farebbe? No, siamo soli, siamo 6.800 iscritti. Quindi a casa tua lavora solo tua moglie? Lavora solo lei. Porta a casa lo stipendio. Ma non è che lavora anch'io, non è che io non faccio niente, perché... È vero che è un lavoro invisibile, fantastico. Quindi gli porti il caffè, poi? Porto il caffè, gli preparo tutto, la colazione, perché lei deve uscire, mangia fuori, perché purtroppo il suo lavoro fa i turni.
E niente, poi io mi dedico ai lavori, a spolverare, a pulire, a fare la lavatrice. Lei ti dice, caro, butta giù la pasta, arrivo? A volte sì, mi chiama. E ti critica quando fai da... Sì, qualche volta sì. Dov'è che abiti? A Pietrasanta, in provincia di Lucca. Si sente che sei toscano, Si sente. Adesso, scusa, si è iscritto anche Renzi alla tua associazione? Sì. No, veramente? No, si è iscritto anche Renzi. No, adesso non ha più niente da fare. Si può dire, no. Ma non solo lui, anche altri personaggi Chi? Famosi. Tipo? Non lo posso dire. Ma dai, mica c'è la privacy, dai. No. Renzi è iscritto, però. Vabbè, okay, hai detto sì prima. Come casalingo. Beh, ma smessi i panni professionali, siamo tutti anche casalinghi. È un mestiere. La cosa che ti riesce meglio? La lavatrice. Vabbè, che ci vuole. E lo stirare. Ah, sei bravo perché, a stirare. Sì, perché noi facciamo dei corsi, dei master. Cioè, fantastico. Io sono docente di due lezioni, una è stirologia e una epistemologia del bucato. Cioè, cosa vuol dire, scusa? Stirologia è la scienza del stirare. Sì, la... Epistemologia del bucato, la scienza del bucato, come fare una buona lavatrice. Molto interessante, vorrei iscrivermi. Ma lui si può iscrivere? Come no, è aperta, basta andare sul nostro sito, si può iscrivere. Dovresti iscrivere anche il marito della dottoressa, che dice che, ma lui fa il casalingo. Cioè lui, no, non sto scherzando, lava, stira, cioè fidati, e lei fa l'imprenditrice. Beh, meraviglioso. Non vedo tanto convinto. No, fidati, presidente. E quindi voi venite eletti da un'assemblea, cioè tu sei diventato presidente perché... abbiamo fatto il congresso nazionale a Sanremo. A Sanremo. Hai capito. Ma ci sono anche delle donne iscritte? Sì. Anche, donne anche casalinghe? Donne casalinghe, sì. Ma soprattutto anche dalla Francia, dalla Svizzera si iscrivono. Scusa, uomini. E che oggi sei venuto qui a casa tua, chi è che ha pulito? Ho dovuto farmi... Ho capito. Vabbè. Ho dovuto preparare tutto prima. Allora ti presento invece una ragazza meravigliosa. Lei arriva da Roma, è una filosofa, è laureata in filosofia, insegna alla scuola, poi tra l'altro è anche molto bella, alla scuola... E Stella Maris di Anzio. Saluta quindi tutti i tuoi ragazzi. E sei cantautrice, marito magistrato, quindi mi raccomando, fatti bravi. E adesso ci farei ascoltare un tuo brano composto da... Quindi ascoltate bene le parole, perché lei è anche una poetessa, che si intitola... Sofia la solitaria. Cioè, tu sei Sofia? No, è la sapienza dei filosofi, Sofia. Che meraviglia, ragazzi. Poi ringraziamo anche Luca Gatta, perché grazie al Festival di Castrocaro è un piacere avere qui con noi Giulia Brizzarielli. E ringrazio anche la mia band. Ah sì, la tua band. Sì. Siete in tre. Carmine, e siamo rappresentanti della band. La tua band è molto più grande. Carmine e? E Francesco. E Francesco. Sì. Però noi abbiamo il piacere di avere anche Giulia. Eccola qua. Grazie. Sofia la solitaria. Ti chiami Sofia e sei...
chi ti cerca ancora. L'ecologico che nasce vegetale, vegetale che diventa riciclabile. Grazie mamma. Grazie Winnis, perché pulisci benissimo, lavi benissimo e non spendo di più. Per un mondo più pulito. Eccola qua. Vieni, vieni Francesca, ma Francesca Mercuri, perché lei è la ragazza degli aneddoti. Allora, sì, sì, vieni qua Francesca. Questo è il vostro ultimo lavoro, esatto. Giusto? Ecco qua.
Guardate che meraviglia. Loro, sai cosa, Francesca? Tu mi dicevi prima, sono bravissime perché hanno il tono della voce, insomma, la tessitura vocale, e possono fare qualsiasi cosa, possono cantare qualsiasi cosa. La loro forza è l'impasto vocale. Io sono anche musicista, quindi queste cose un po' le... E la loro forza è proprio questa, hanno registri diversi, voci diverse e insieme sono perfette. Senti, un aneddoto del grandissimo. Allora, un aneddoto di George Michael, che loro insomma hanno omaggiato, ricordiamo che è scomparso da poco. Ad esempio, lui è riuscito a volgere a suo favore una situazione molto spiacevole, con un colpo di marketing clamoroso. Lui non aveva ancora fatto outing ed era stato beccato nei bagni di una stazione da un poliziotto in borghese. E quindi lui cosa ha fatto? Dopo la denuncia ha girato un video molto simpatico in cui prendeva in giro i poliziotti, ha fatto un successo clamoroso, quindi praticamente anche il suo fare outing è passato in secondo piano rispetto al successo che ha fatto outside. Quindi praticamente lui ha girato dalla sua parte un episodio un po' così. Questo per dire la grandezza di un artista sta anche in questo, secondo me. Senti Claudia, tuo marito fa il casalingo? No, assolutamente. Come no? È gelosissimo, no? Perché l'ho sentito oggi, mi ha detto, mi raccomando, racconta tutto quello che fa. Ma ti ha detto che ci siamo già sposati? No? Sì, appunto, tuo marito. Sì, no, mi ha detto che ti sposerà. Incanto in natura. Vogliamo ringraziare anche Emilio Fasolino? Assolutamente, grazie, grazie mille Emilio. È un grandissimo. Quindi voi siete in tournée e siete a disposizione di chi eventualmente volesse avervi nei grandi teatri, in grandi manifestazioni, giusto? Assolutamente. Il progetto è articolato in modo che si possano comunque affrontare più discorsi a partire da quello di elaborazione pop, dei grandi classici, insomma, come già le mie colleghe avevano esposto, e quindi siamo adatte un po' a tutto, sia ai teatri, sia anche ad altre circostanze. E matrimoni? Oddio, se sono proprio matrimoni facoltosi, mega, bellissimi, mega, ok. No, loro sono anche morigerate, non vogliono tanto, cioè qualcosina, insomma. Allora, senti, Chiara, io Chiara la conosco, era una bimba, tra l'altro è venuta anche ad aiutarmi con i nonni, mi ricordo, in una festa di fine anno. Come le Magnolie, storie di donne, però è una scrittura molto graffiante, molto incisiva. Perché così hai voluto questa scrittura così graffiante? Allora, perché secondo me il tema trattato meritava una scrittura incisiva, cioè è un libro che parla di violenza sulle donne, declinata purtroppo in tutti i modi che conosciamo, che sentiamo, e io non sono infastidita dal fatto che questa violenza sia considerata comune, e adesso spiego perché. Perché hai perfettamente sì, ragione. Sì, cioè noi siamo talmente ragione abituati a vedere e a sentire parlare di certe cose che non ci scuote più nulla. Mm. Ci scuote di più una parolaccia, ipotizzo. Mm. Ma la violenza in sé per sé no. E io volevo raccontare queste donne, sono sette donne, e in ognuna di queste sette donne volevo che ci fosse qualcosa di me, di lei, di tante lei che lì si possono riconoscere, e doveva essere una scrittura d'impatto. Io so che molte persone, magari conoscendomi, non si aspettano termini o insomma situazioni così forti, ma era quello che volevo io. Volevo arrivare e spero di essere arrivata. Sicuramente, tra l'altro è in aumento, purtroppo. Lo so. Ma provi a immaginare se gli uomini iniziassero anche a svolgere compiti prettamente femminili, forse capirebbero anche le difficoltà delle donne, non sei d'accordo? Sì, in parte sì, ma secondo me c'è un problema comunicativo alla base, cioè si cresce con l'idea che comunicare sia inutile. E quindi anche la verbalizzazione passa in secondo piano, c'è più il gesto, anche io lo vedo anche tra i bambini piccoli, ci si manda già a quel paese, non si parla, non si chiarisce, senza la cioè dove si va senza la parola? Cosa saremmo senza la parola? Si no? Usano i social, i WhatsApp, tutto, però non, è tutto distorto, è tutto amplificato ed è tutto in silenzio, nessuno urla. Per le cose che servono, si urla per ne parlavo con Stefano, perché Stefano spesso mi confido con lui. Cioè, è vero, oggi le donne, ma tutti, cioè, non usiamo più, soprattutto gli uomini,
non ci si parla più, si usano solo i messaggini. Questo è un grossissimo problema, specialmente tra i giovanissimi. Cioè, ormai si vive con il cellulare di fronte alla faccia. Io tra l'altro questo argomento... Si va a cena e uno continua a chattare, sì, l'altro. A chattare, sì. Fotografare. Al cinema. Ma è vero, guarda, era più un problema qualche anno fa dei giovanissimi. Cioè, io ci ho fatto anche un film, Alba Chiara, che parlava proprio di questo, che poi degenerava in tantissime altre cose. Però il grande problema è che anche noi, anche tu... Io un po' meno, perché non sono molto bravo, non voglio imparare. Sì, ma voglio dire, un pochino, gli sms li mandi anche te, WhatsApp, sì. Magari invece di... che ne so, telefonare, si manda l'SMS o si manda la fotografia di dove si è, il cuoricino, i simboli, è vero. Ma ci sei già, eccola qua, Agnese Loffredo, sì. Anche lei ha partecipato al Castrocar, ma voglio ringraziare in modo particolare Luca Valsiglio, figlio di tal Valsiglio, tu sai che ha scritto il papà la canzone che ha vinto, e Luca è un grandissimo autore, sei molto elegante, grazie. Complimenti. Grazie. Ma tu pensi, io guardavo sempre Fiorello su Sky, lo posso dire, no? A un certo punto Fiorello iniziava a dire: dov'è Stefano Salvati? Salutare Stefano Salvati, adesso non mi sta ascoltando, era sempre in prima fila perché Fiorello lo è amico di Fiorello. Allora, ci farai ascoltare un brano inedito? Sì. Che si chiama? Solo io e te. Io e te, proprio così, soli? Solo no, io guarda, te. Ci sono milioni di persone che ti stanno guardando. Eccola qua, arrivi, scusa, abiti? Roma. Tutte da Roma stasera, che bella Roma. Ecco qua, Agnese Loffredo. Nascosta tra la gente, un vuoto nella mente, ti vedo lontano e penso che è quello il momento giusto per avvicinarmi a te. Risate, carezze intese, gli sguardi, le nostre imprese, guardarci un film, avvicinarci piano piano, notte intera a parlarti e poi sfiorarti e baciarti, mi perdo nei tuoi occhi e prendimi per mano, stammi vicino e portami lontano, solo io e te tra le nuvole, solo io e te tutto è più semplice, baci ti darò, non andrò, rimarrò con te, solo fermi per un momento, i miei pensieri al vento, una foto, ricordi che poesia, canzoni in macchina, due cuori, una magia. Solo io e te, tra le nuvole, solo io e te, tutto è più semplice, baci ti darò, non andrò, rimarrò con te. Solo io e te, tra le favole, solo io e te, tutto è più semplice, tu accanto a me. È possibile, due vite, una favola, due corpi, un'anima, travolgente, sconvolgente, una speranza che si accende, giorni, mesi, anni, abbracci continui mai stanchi, mi perdo nei tuoi occhi e prendi. Baci ti darò, non andrò, rimarrò con te. Solo io e te, tra le favole, solo io e te, tutto è più semplice, tu accanto a me, io accanto a te, tutto è possibile, come l'acqua in una nuvola, cambia forma e poi precipita. Tu accanto a me, io accanto a te. Tu
18 verdure coltivate in Italia. Buon minestrone Orogel, buono per natura. Ritorniamo dopo aver visto le delizie di Orogel. Senti, Agnese, Roma è molto bella. No, ti volevo fare una domanda politica e non te la faccio. Grazie Agnese! No, dai, non ti voglio mettere in imbarazzo. Roma è molto bella, siamo noi che la roviniamo. Allora. Senti, Chiara. Cioè, per noi uomini siamo dei mascalzoni, però. Dai, non tutti. No, non tutti, non per generalizziamo, fortuna. Dai. Ti posso fare una domanda? Ma perché le donne spesso, adesso tu hai analizzato in maniera, ripeto, con parole molto, molto dure, molto giustamente, corrosive. Perché poi le donne vengono attratte, in alcuni casi, non generalizziamo, dall'uomo che in qualche modo poi sanno che le faranno soffrire? Questa è una bella domanda. Il ragazzo carino, gentile, romantico? No? No, non è che non funziona più. Secondo me ognuno di noi ha delle dinamiche comportamentali che derivano, che hanno le radici forti, radici in un passato. E se non andiamo a scavare per far sì che queste radici riescano a generare un fiore, ci ritroviamo sempre a seguire le stesse strade, ci viene riproposta sempre la stessa cosa e automaticamente scegliamo, purtroppo inconsapevolmente, sempre lo stesso tipo di amore, che i tre quarti delle volte è un amore molto malato, ma è sempre difficile interrompere un legame. Interrompere un amore, per quanto malato sia, è sempre difficile, perché bisognerebbe elaborare il lutto e da lì ricostruirsi. Però quello che spero che arrivi con questo libro è che nessuno si merita un amore malato. Nessuno. Magari l'hai vissuto, magari l'hai anche scelto, magari ti è andato bene, ma non te lo meriti. Quindi puoi sempre cambiare. È vero. Questo è vero. Spero che arrivi. Certo, comunque tu hai veramente colpito anche nell'animo femminile. Io ho letto alcune recensioni molto belle, dimostri maturità. Questa maturità ti consente di affrontare temi impegnativi senza toni ridondanti, inutili banalizzazioni. Brava. Grazie. Ti piace il tango? Molto. È un po' triste però, no? Però... Ma sei una tanghera? È molto... No. Cioè, la dottoressa è bravissima. Lei quando ha un minuto libero... Balla il tango. Va a scuola di tango. Ma infatti, è vero... L'ho fatto. No, veramente. Giuro. Ma guarda che il tango sta avendo un successo, forse perché siamo un po' tristi. Tu sei nato a scuola di tango? Cosa balli con tua moglie? Niente. Niente. Il lento. Sì, poi tu la sera sei stanca. Fantastico. Non il mal di testa, vero? Non hai mal di testa. No. Okay. È bellissima. Ci mettiamo a fare i casalinghi, Stefano? Magari. Sarebbe bello, eh? Quindi tua moglie va a fare le pronto. Regie e tu stai a casa sì, con sì, la bimba. Sì, fa tutto quello che vuole. Io sto a casa con la bambina. Chiara, tu non fai no, tu lavori, quindi... Sì, io dai. Ok, siamo pronti. Allora, un duo meraviglioso stanno facendo... Teatri. No, vado avanti perché sta sistemando la chitarra. Ecco qua, il grandissimo. Una parodia. No, stavi. Sì. Ah, vuoi parlare? Sì. Allora, Chu Fo Tango. Lui è un grandissimo perché è una famiglia di artisti. Una famiglia di artisti, sì. Tuo papà, tuo fratello. Tutti quanti. Anche mia madre. A suo modo è artista, ha tirato su tre figli e ci ha sopportato in quattro. Quindi lei fa la casalinga? Sì, esatto, una casalinga molto artista. Senti, voi portate in giro questo progetto, ringraziamo anche le ragazze, che i nomi? I nomi sono Serena e Marika. Marika rossa e Serena nera. Esatto. Ascoltiamo quindi questo progetto che voi state portando in giro, dicevo prima, nei teatri. E quindi ascoltateli perché sono veramente bravi. Loro sono due chitarristi eccezionali. Eccolo qua. 2-4 Tango.
Meraviglia, ragazzi. Allora, grandissimi. Allora, vi ricordo a tambur battente show live. Sara, meravigliosa. Alberta, lei invece. Sara e Alberta. E Alberta. E senti, invece, Daniele. Dimmi. Io ti rubo un attimo un po' sì, il ruolo, no? Devi dire... Permettimelo. Io sì, vorrei qui con noi Mauro Marini. Mauro Marini? Ah, Mauro. Eccolo. Marino. Noi abbiamo una... Sì. Mi sono sbagliato il cognome. Ma lui è l'unico dato uomo in Italia che ha tre nomi. Marino. Nicola... Che meraviglia, Mauro, lasciamelo Mauro dire, che meraviglia. Senti, Daniele, noi abbiamo una sorpresona. Sì. Tutta per te. Sì. Cosa è successo? Allora, Daniele, tu non sai nulla, c'è una sorpresa per te. Sì. E io devo adempiere ad un compito. Sì. Da parte di tutti gli editori delle emittenti, sì, televisive, sì, del direttore del mensile Di Tutto e del portale Di Tutto.it, vorrei Maria Teresa Lanzetti qui al mio fianco, insieme a Maria Rosa Postorino e gli altri amici della redazione, rivolgere un grosso applauso a tutto lo staff, le persone che lavorano dietro questo schermo, e consegnarti, ecco, questa targa.
per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata, scusate, sono un po' ciecato, nella conduzione del programma televisivo. Beh, grazie a tutti voi, grazie. Questo è il riconoscimento e un pensiero da parte di tutti gli editori. Grazie, grazie mille, va bene? Grazie anche alle ragazze, grazie a Francesco. A ringraziamo Thomas, tutti i ragazzi Nicola, dello staff. Mauro Marino. Grazie, grazie a tutti gli editori. Buon grazie. Proseguimento. Io non sapevo nulla, Sara, giuro. Grazie Sara, grazie Alberto. Adesso torniamo grazie. Al talk. Grazie, grazie mille, ringrazio tutte le persone naturalmente che collaborano in questo programma e sono veramente tanti. E tra l'altro dietro le quinte, quindi un grazie particolare. Professore, buonasera. Io sono felice di averti qui perché tu sei un ottimo insegnante, un ottimo educatore. Tu lavori in un istituto tecnico, Calegari, e insieme coi ragazzi non sei l'unico professore che abbiamo invitato in questi anni, perché spesso diamo spazio alle scuole. E voi avete inventato, brevettato? No. Beh, insomma, con i tuoi ragazzi avete costruito... Riusciamo ad operare, esatto, ad in miniatura, modo adeguato. Ma si può anche fare, naturalmente, questa è una miniatura, ma si può fare... Sì, riproduce in piccolo quello che nelle fabbriche moderne esatto. viene realizzato in modo... È un braccio questo, per è aiutare. Un braccio robotico. Forse, un ecco, braccio robotico dove... Il nostro compito è assegnare un compito ai ragazzi e loro realizzano il meccanismo, e, o meglio il processo lavorativo che deve seguire il braccio. È un lavoro che si fa nel quinto anno, infatti questo progetto verrà presentato agli esami di maturità come tesina finale per la loro maturità. Beh, comunque questi ragazzi sono veramente bravi, perché quando si parla dei giovani se ne parla sempre in maniera negativa. Ma io avendoci a che fare da tanti anni... Da quanti anni? Io ormai sono 30 anni che insegno all'Istituto Calegari e io ne parlo in modo positivo, perché le potenzialità, se sono bene indirizzate e convogliate, portano a degli ottimi risultati, più delle volte positivi, non per niente... La maggior parte dei ragazzi che si iscrivono in studio superiore arriva tranquillamente al diploma, se non alla laurea. E questo gioca a favore dei ragazzi, perché certo. Non è vero che sono tutti quanti ci tengono al loro futuro e magari andando avanti negli anni e proseguendo i loro studi e capiscono che il futuro, oggi come oggi, non si può non essere istruiti e non possedere l'informazione, insomma. E la via migliore è la scuola, insomma. Giuseppe, come può cambiare ancora la scuola per aiutarli anche? Io per esempio insisto che la musica potrebbe essere un volano, anche il teatro. Sì, sono convinto anch'io che la musica è un gran volano, come anche l'attività sportiva. Cioè, tutto contribuisce alla formazione degli studenti, come tutto contribuisce alla formazione dei nostri figli, per cui i nostri studenti devono avere un percorso che noi seguiamo. I tuoi ragazzi li senti soli, un po' abbandonati, un po' senza obiettivi? Sopperiscono al fatto che all'interno della classe loro si costituiscono dei gruppi, perché loro hanno una vita pubblica, diciamo, esterna alla scuola, però anche all'interno della scuola col tempo costruiscono i loro gruppi, per cui questo è un lavoro di collaborazione. Si confidano con te? Beh, quando qualcuno che è per determinati aspetti o determinati problemi si vengono a parlare con noi. La scuola è fondamentale, perché quando cresciamo ricordiamo certi momenti trascorsi a scuola. Se mi permetti, racconto un aneddoto che in Giappone al passaggio dell'imperatore tutti si devono inchinare, no? Solo gli insegnanti non si inchinano, perché l'imperatore dice... L'imperatore può essere imperatore solo se ha degli insegnanti. È vero. Altrimenti non esisterebbe neanche l'imperatore. Per cui la scuola è importante in tutte le società. E secondo te un domani, quando tutto sarà tecnologia, l'uomo non lavorerà più? Gli daranno uno stipendio a fine mese e faranno i casalinghi? Ma è l'aspirazione di molti uomini, anche la mia, insomma. No, veramente. Se mi permette una domanda, avete risolto il problema dei calzini spaiati? O dei? Che scompaiono sempre. È un problema comune a tutti i casalinghi? No, perché lo metti nel sacchettino e non spariscono.
Fantastico. C'è questo famoso annoso problema per noi casalinghi anche. Sì, ma sua moglie è fortunata. Beh, sì. Infatti oggi è disperata perché non c'è, vero, diciamo, il marito, è vero, casalingo. È vero. Ah, Francesca, allora qui abbiamo parlato di tante cose. Tu, la regina, ma tu sei regina, cioè ognuno è nel proprio campo, è re o regina. Tu sei regina di queste cose. Sono regina delle storie del rock. Delle storie, sì. Un'altra storia. Allora, è come raccontare delle favole. Sì, guarda, ti racconto un episodio che poteva essere tragico, in realtà poi ha dato origine a una roba meravigliosa. C'era sul lago di Ginevra. Ti sta ascoltando Stefano. Vai. A Montreux c'era un concerto di Frank Zappa nel famoso casinò e prese fuoco perché, diciamo che un fan un po' troppo irruento sparò un razzo sul palco, quindi ti puoi immaginare un teatro, sipario, poltroncine, diventò praticamente un rogo. In pochissimi minuti c'erano dall'altra parte del lago i Deep Purple che stavano registrando il loro primo album e videro questo fumo sull'acqua e registrarono la famosa canzone Smoke on the Water, che fu il successo che li lanciò. Quindi da un'esperienza fortunatamente risolta bene, certo, perché il direttore del casinò riuscì a salvare tutte le vittime, però da un'esperienza così loro fecero il botto e diventarono quelli che sono adesso i Deep Purple, pensa. Senti, sì, è vero che Frank Sinatra, Frank, ce l'hai fra i tuoi? Era un gran marpione Frank Sinatra. No, ma si faceva 12 docce al giorno. Ne faceva, sì, una decina. 10 docce al giorno, sì, assolutamente. E si racconta che a un certo punto bussò alla sua porta Marilyn Monroe, che voleva naturalmente non chiacchierare, fare questa una conoscenza leggenda, un pochino approfondita. E lui la cacciò via e disse a Marilyn Monroe: vai a farti una doccia. Sì, è vero. Cioè lui era un maniaco. Marilyn della... era comunque abbastanza famosa per non essere una delle persone più pulite e lui, del pianeta. E lui, Marilyn aveva chi ha lavorato, diciamo, con lei, si diceva faceva, che insomma, vabbè, si era faceva una due docce, lui ce ne faceva 10, voglio dire, no? Ma lei andava a letto con le 5 gocce di Chanel numero 6. È vero. Sì, Guarda, invece adesso noi abbiamo una grandissima come posso dire, impresa che nutre tutti gli italiani in maniera bio, in maniera veramente unica, che è Orogel. Vediamo lo spot. Pisellini Dolce Italia Orogel. Da oggi la bontà si fa ancora più dolce. Orogel, buono per natura. Allora, ritorniamo. Orogel, tra l'altro, è un'azienda che si occupa di natura e presto torneremo alla natura, presto torneremo ai prodotti sani, come quelli di Orogel, e presto torneremo anche a tutti a coltivare la terra, perché poi ci saranno le macchine che lavoreranno per noi, ci saranno sempre i casalinghi e le casalinghe, però ci sarà anche un ritorno alla terra, è giusto? Tu hai inventato l'agricoltura simbiotica, che cos'è? Allora, io ti faccio parlare poco perché sei purtroppo senza voce. Ho perso la voce, perdona. Per strada. Allora, in realtà ho partecipato alla creazione di questo nuovo metodo di agricoltura scrivendone il disciplinare. Praticamente si basa sulla simbiosi di funghi, batteri e altri microbi nel terreno con le radici delle piante. Questa simbiosi fa sì che la pianta sviluppi il suo apparato radicale fino a 60 volte il proprio volume. Quindi un'alimentazione più... anche per aiutare l'ipoalimentazione, diciamo, nei paesi poveri, questo? No, è un sistema per fare un'agricoltura sana, perché si parte dalla biodiversità del suolo, è dalla terra che bisogna partire per far crescere le piante in maniera sana. È l'humus, quindi. Esatto. Quindi, però in questo caso 60 volte più potente. Questi funghi e batteri lavorano in simbiosi con la pianta e quindi la aiutano, un po' come per noi i fermenti lattici nel nostro intestino, che aiutano le nostre difese immunitarie. Poi quindi, questo, tu fai anche produzione di foraggi grazie a questo... Quindi anche l'alimentazione degli animali è... Esatto, simbiotica, l'agricoltura simbiotica. Ma quanto sei brava. Questa è l'Italia, Stefano, l'Italia piace, certo, che piace a noi. Allora, noi siamo in chiusura. Grazie Isa, poi spero che adesso tornando ritorni la voce. Anche la voce. Io voglio ringraziare tutti gli editori di 150-160 TV collegate, grazie per la loro cortesia e collaborazione. Voglio ringraziare gli italiani all'estero e spero che siate ancora... diciamo orgogliosi della vostra nazione, gli italiani che sono in tutto il mondo. Voglio ringraziare Francesco Dardri e Thomas Tassinari con la loro equip, Nicola Mauro Marino che è l'autore un po' della distribuzione del programma,
Maria Teresa Lanzetti, Maria Rosa Postorino, Graziella Lanzetti, Angela Telloli, e noi abbiamo chiuso un ciclo e fra un po' lo riapriremo, ecco perché, ad Andalo. Io spero di avervi ad Andalo, perché è un luogo meraviglioso, e quindi trascorreremo là due mesi, un mese e mezzo, non lo so, ad Andalo. Andremo a fare anche il Capodanno 2017, già stiamo anticipando tutto. Voi che fate a Capodanno? Capodanno 2017? Niente, non lo sappiamo. Esatto, non lo sappiamo. Allora, venite con l'agenda. Noi, però devi parlare tu, giusto? Sì. Valeria. Laura. Laura. Laura non c'è? Esatto. Devi dire il Facebook vostro. Sì, ci trovate su Facebook sotto il nome di Incanto Quartet Official. Il sito è incantoquartet.com. Però volevo presentarci magari sì. anche il nome. Francesca. Laura. Esatto, Laura. Claudia Rossella. Rossella O'Hara. Esatto. Bene, allora eccoli qua. Adesso ci farete ascoltare Skyfall, che è una nostra rivisitazione su arrangiamenti di Fabrizio Palma e Emiliano Branda. Ringraziamo anche Emilio Fasolino. Alla prossima, che Dio vi benedica. Ciao! Together let the sky fall when it crumbles.
Questo programma è stato presentato da Villaggio Rasciada, Castelsardo, Fondazione Mission Bambini, Di Tutto.it, Genweb Agency, Sasso Marconi, Rockattle Music Sound Studio.